Non sarà un messaggio molto lungo. L'ho meditato sulla parola. Ho chiesto al Signore quale messaggio dare in momenti difficili della nostra vita. E il Signore mi ha dato un messaggio che mi ha grandemente aiutato e sono sicuro che aiuterà ogni fratello, ogni sorella. La meditazione che ho fatto sulla parola, perché la parola è meditazione, è l'amore di Gesù. Oggi abbiamo cantato, ho chiesto io che fosse cantata l'ultima canzone, Ti amo, perché parla dell'amore, parla del fatto che dobbiamo lasciarci amare, dobbiamo lasciarci guarire. E parla dell'amore del nostro Signore. Lui ci dice ti amo. Noi possiamo dirgli ti amo tante volte, ma il nostro amore è imperfetto, ma il suo amore è perfetto. Un suo amore è un amore che perdona, un amore che rialza, un amore che non ci lascia mai. E dobbiamo sentire quest'oggi ed ogni oggi della nostra vita l'amore di Gesù. Perché l'amore di Gesù è la cosa più importante che ci sia. L'amore di Gesù ha portato Gesù a morire sulla croce per ognuno di noi. Chi sarebbe morto per uno come me? Nessuno. Chi avrebbe dato la vita per uno come me? Nessuno. Chi avrebbe fatto qualcosa per me se sapessero che io sono condannato a morte per salvarmi dalla condanna? Nessuno. Solo Gesù l'ha fatto. Quel Gesù che ci invita a perdonare, quel Gesù che ci invita ad amare, perché Lui stesso ha dato noi il perdono completo e l'amore completo, il perdono dei nostri peccati. Quante volte manchiamo, fratelli e sorelle, quante volte manchiamo, ma Lui è sempre pronto a perdonarci, sempre pronto a rialzarci, sempre pronto ad amarci. Sempre pronto a dirci, nonostante tutto io ti amo. E il Padre ci dice, ho dato al mio figliuolo unigenito, affinché tu potessi avere vita eterna. Quante volte abbiamo bisogno di amore? Tutti noi abbiamo bisogno di amore. Molti di noi non sono stati amati dal padre e dalla madre. Molti di noi non sono stati amati dai fratelli. Ma il Signore ci ama sempre, abbiamo tutti bisogno di amore. Anche la persona che ha tutto nella vita ha sempre bisogno costante e continuo di amore. Ma nessuno, fratelli, ci può dare un amore vero. Io per primo. Io vi amo come posso, al meglio delle mie capacità. Ma non è un amore completo. Non è un amore completo il mio. È un amore che varia, alti e bassi, sì no, giorni alterni, perché sono un uomo come voi e sono sicuro che anche il vostro amore è così, ma l'amore di Cristo che c'è per noi, che è stato sparso sulla croce, è un amore continuo, costante, completo. Quando cado, mi rialzi, Signore. Quando sbaglio, mi correggi. Quando non amo, tu ami. Mi ami sempre. Basta che io venga davanti a te e ti dica, Abba, perdonami. Il perdono è già stato dato, perché Gesù perdona sempre. Qual è quel padre che non perdona il figlio? Che se ha fatto qualche cosa di male va là e dice papà, ho sbagliato, ti chiedo perdono. Riceverà forse una sberla aggiuntiva? Non credo. Un padre che ama può punire al momento, ma poi è pieno d'amore. E la richiesta di perdono abbraccia il figlio. Lo abbraccia, lo stringe a sé, gli fa sentire un amore che il figlio ricorderà per tutta la vita, perché è l'amore che cambia le nostre vite, è l'amore che cambia le nostre vite, non sono le parole, ma è l'amore vero, fratelli, ce l'ha solo Gesù,
l'ha solo Gesù per noi. Ed è per questo che il Signore dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto colui che confida nel Signore. Non lo dice così per dire, lo dice proprio perché vuole farci comprendere che l'amore vero ce l'ha solo Gesù. Che l'amore vero viene solo dal nostro Padre, da Abba Padre, da Gesù, da Dio, che è lo stesso. Quell'amore che dice, come abbiamo detto nel canto, lasciati guarire, lasciati amare, non chiudere la porta alla mia guarigione, non chiudere la porta al mio amore. Quando io vado da un medico, non vado dal medico dicendo non mi dare medicina, non mi curare, non mi guardare, lasciami stare. Non vado per questo, vado per essere guarito. Perché so che ho qualcosa che non va, una ferita, qualcosa che non va. Quando io vado alla croce, il Signore mi dice lasciati guarire. Romolo, lasciati guarire. Lasciati guarire, non chiudermi il tuo cuore. Non pensare di essere guarito perché non sei guarito. Io ti voglio guarire. Lasciati amare perché nonostante tu sia amato, non sarai mai amato quanto ti amo io. È proprio legato a una condizione. Il Signore dice lasciati guarire, lasciati amare. Come sempre nella nostra vita col Signore ci sono due ruoli. C'è il ruolo che deve compiere il Signore e c'è il ruolo che dobbiamo compiere noi. Lui dà a noi amore a piene mani. Un amore generoso, a piene mani. Tanto è vero che la parola dice Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito per noi. Pensate che amore ha avuto Dio per noi. Ha visto che non riuscivamo ad assolvere la legge che era stata data perché gli israeliti avevano voluto un re. Dio ha visto che noi non riuscivamo ad assolvere questa legge e che avremmo meritato perciò tutti quanti l'inferno, perché se non avessimo assolto tutta la legge, a tutti i 632 versetti della legge, non avremmo potuto avere vita eterna. Pensate che la legge dice che se io indosso due diversi tessuti, lana e cotone, vado contro la legge. E se io vado contro un solo capitolo della legge, vado contro tutta la legge, dice Giacomo. Qui il Signore sapeva che non era possibile. Cosa ha fatto l'amore di Gesù, l'amore di Dio? Ha mandato l'unico figlio che aveva, il quale aveva chiesto, Padre, non sono capaci di assolvere la legge. C'è un modo per poterli salvare. E Dio gli ha detto, certo, c'è un modo, uno solo. Va in terra, diventa uomo, soffri, sarai lasciato da solo. Avrai una morte orrenda, non potrai mai contare su di me. Dovrai morire in croce. E se sei pronto a spargere il tuo sangue per queste persone, per queste creature, io assolverò le leggi per te. E Gesù cosa ha detto? Ha detto sì, io vado. Vado in terra perché li amo. Vado a morire. È venuto a morire una morte atroce, è stato lasciato da solo e per amore è andato sulla croce per ognuno di noi. Ecco cosa ha fatto Dio. Ci ha tanto amati, il mondo siamo noi, che ha dato il suo figlio unigenito per noi, ma noi dobbiamo ricevere questo amore, dobbiamo accettarlo, dobbiamo lasciarci fasciare le ferite, dobbiamo lasciarci amare come Lui ci vuole amare. Quando un nostro figlio è ferito o si fa male, corriamo immediatamente in farmacia a prendere le medicine migliori,
lo disinfettiamo, lo fasciamo, lo abbracciamo. Così fa il Signore con noi. Dobbiamo però lasciarci fasciare le ferite e lasciarci amare come Lui vuole amarci. Non come vogliamo noi, ma come Lui vuole amarci, perché solo il suo amore è perfetto. E voglio prendere per esempio, per questo amore del Signore, quanto dice Paolo agli Efesini al capitolo 3, 14. Se noi prendiamo un attimo insieme la lettera di Paolo agli Efesini al capitolo 3, Paolo esprime qui una preghiera che ha avuto un significato altissimo, grandissimo, per ogni credente di ogni generazione, in tutti i secoli. Questa preghiera proprio, si legge anche sui libri, ha avuto un grandissimo significato per tutti i credenti. Perché chiede ai credenti, cioè a noi, oggi, come ha chiesto in tutti i tempi passati, di comprendere quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza dell'amore di Cristo. Ci chiede di comprendere questo. Quasi sembra incomprensibile. Però Paolo ci chiede un attimo di cercare di comprendere che amore grande, che amore profondo, amore largo, che amore lungo, che amore perfetto, completo, costante, continuo che Dio ha per noi. Ma non chiede solo di comprenderlo, perché se noi comprendiamo le cose non è sufficiente. Noi dobbiamo avere esperienza dell'amore di Dio. Dobbiamo avere esperienza dell'amore di Dio. Dobbiamo chiedere al Signore di avere esperienza del suo amore. E ora leggiamo insieme questa preghiera che è così importante. È stata così importante, è così importante, sarà così importante, perché la parola di Dio è eterna, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E la sua parola è la stessa ieri, oggi e in eterno. Dice questa preghiera, io l'ho fatta mia, l'ho detta molte volte, mi ha dato grande sollievo, mi sono fasciato le ferite e mi sono sentito amato dal Signore. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, e qui noi possiamo dire ci dia, secondo le sue ricchezze e le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità, l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, a colui che può, secondo la potenza che opera in Lui, fare smisuratamente vuol dire al di là di ogni misura, al di là di ogni cosa, sempre, al di là di quanto noi chiediamo o pensiamo, di quanto chiediamo e quando non chiediamo di ciò che pensiamo, può fare molto di più di quanto chiediamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. A Lui sia la gloria. Noi siamo una generazione, fratelli. Quante generazioni ci hanno preceduto? E non so quante ce ne
Quante seguiranno? Non lo so questo. Quante ci hanno preceduto? Questo lo sappiamo. Perché sappiamo quante persone hanno preceduto, non sappiamo quante ce ne saranno ancora. Perché Gesù potrebbe tornare stanotte. Potremmo essere l'ultima generazione. Potrebbe essere questo l'ultimo giorno. Ultime ore. Oppure ancora anni. Noi non sappiamo quante generazioni ci saranno. Noi siamo la generazione di cui parla la parola e dice per tutte le generazioni, per noi oggi. Allora chiediamo al Signore di afferrare, ma di sentire qual è l'amore di Cristo. Quell'amore che fa dimenticare ogni cosa, quell'amore che sorpassa ogni intelligenza, quell'amore che sorpassa ogni dolore, quell'amore che sorpassa ogni dubbio, quell'amore che sorpassa ogni cosa, quell'amore perfetto, pieno, costante, completo, dal quale possiamo attingere tutti i giorni, anche senza merito. Umanamente si dice, dobbiamo meritare l'amore. Per essere amato devo meritarlo. Devo essere amorevole, devo essere gentile, devo essere onesto, devo meritare il vostro amore, perché se non lo merito non mi amate. Ma Gesù mi ama al di là di ogni merito. Gesù vi ama al di là di ogni merito. Gesù ci ama al di là di ogni merito. Quale amore incredibile. Il Signore vuole che conosciamo per esperienza, cioè perché lo sperimentiamo nella nostra vita, il suo amore, perché quell'esperienza che noi faremo è solo quella, va oltre ogni conoscenza mentale. Molte volte io voglio spiegarmi perché sento amore, perché ho amore, ma il Signore non vuole che noi lo conosciamo mentalmente. E solo se si conosce per esperienza l'amore di Cristo, se io mi sento per esperienza amato di Cristo, amato da Cristo, sarò veramente con la pienezza di Dio nella mia vita. Perché l'amore di Cristo mi farà amare il Padre, mi farà seguire il Padre e farà sì che io voglia fare la volontà del Padre. E allora io parlo per me. Qualche volta l'ho sentito, qualche volta ho sentito questo amore. Nei momenti più difficili della mia vita, se non avessi avuto l'amore del Signore, sarei morto. Ed è quello che ci tiene vivi. E allora, se per esperienza conosciamo anche solo un pochino l'amore del Signore, in ogni momento di difficoltà, quando abbiamo difficoltà, corriamo da Lui. Non andiamo dall'uomo, andiamo dal Signore. Ci rifugiamo fra le sue braccia amorevoli, che ci abbracciano in ogni momento e ci fanno sentire al sicuro. Quanti di noi abbiamo avuto difficoltà nella vita? Quanti mogli hanno avuto difficoltà col marito? Marito ammalato, marito drogato, marito nel mondo. Ma quando queste cose sono arrivate, quando questi dolori sono arrivati, chi è corso al Signore ha avuto vittoria non solo verso se stesso, ma anche verso la persona ammalata, perché il Signore è la nostra vittoria. Quando siamo tristi, quando abbiamo difficoltà, corriamo dal nostro Gesù, corriamo da Lui. Lui è a braccia aperte, che ci aspetta e ci vuole abbracciare. E dice, vieni a me. Tu che sei affaticato e oppresso, e io ti do riposo, vieni a me. E allora, se sperimentiamo quell'amore, ci sentiamo al sicuro, perché fra le braccia di Gesù noi siamo sempre al sicuro. In Prima Giovanni, lo leggo io, 3:1, ci viene detto, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Il suo amore è talmente grande che a persone come me ha
ha fatto sì che io possa chiamarmi figlio di Dio, mi ha dato il suo titolo. Ma pensate che io abbia meritato il titolo di figlio di Dio? Mai. Ma me l'ho dato perché mi ama. Io posso dire io sono figlio di Dio, perché è per il suo amore che io posso dirlo. E me l'ho dato perché mi ama. Perché le cose più belle si danno ai figli che si amano. Non c'è amore più grande di quello che i genitori hanno per un figlio. E le cose più belle le danno ai figli. Non c'è amore più grande di Dio che l'ha dato a noi. E ci possiamo chiamare figli di Dio. Credo che ognuno di noi abbia potuto, qualche volta nella vita, poter realizzare, poter capire cosa vuol dire essere figli del Dio onnipotente. Se noi ci fermassimo un attimo e pensassimo, cosa vuol dire essere figli del Dio onnipotente? Cosa vuol dire essere figli di Dio? Vuol dire essere figli di colui che tutto può, di colui che tutto ha, di colui che tutto ci dà. E allora non mancheremo mai di nulla. Non chiederemo, ringrazieremo sempre il Signore per tutto quello che già ci ha dato, già ci ha guadagnato sulla croce, per l'amore che ci ha dato, per il perdono che ci ha dato, per la gioia che ci ha dato, per la pace che ci ha dato. Molte volte diciamo, ma io non ho la gioia, io non ho gioia in questo momento. Io non ho la pace. Quanti di noi lo possono dire questo? Nel mondo, tantissimi, per un motivo o per l'altro. Ma il Signore dice, io ve l'ho lasciata la gioia e la pace. Vi ho lasciato una pace, non è come quella che vi dà il mondo. È una pace diversa. E la mia gioia è in voi. E dov'è la mia gioia? È nella mia parola. È nello stare con me. Abbiamo mai provato, fratelli, nei momenti di difficoltà della nostra vita, nei momenti in cui abbiamo voglia di piangere, abbiamo voglia, vediamo che non c'è sbocco a certe cose della nostra vita, abbiamo mai provato ad andare davanti al Signore, metterci un attimo con Lui, lodarlo, benedirlo, ringraziarlo nonostante tutto? Se lo abbiamo provato, abbiamo anche visto che quando abbiamo cominciato a lodare, a benedire, a aprire la nostra bocca, non per lamentarci, ma per lodare il Signore, il suo amore è entrato dentro di noi e la sua pace e la sua gioia sono entrate dentro di noi. Non vuol dire che sia una gioia che ci fa saltare continuamente, ma quella gioia di dire, Signore, ho la gioia perché sono un tuo figlio, Signore, ho la gioia perché sono salvato. E noi genitori, coloro che dovranno diventare genitori lo vedranno, abbiamo un piccolo parametro, piccolissimo parametro dell'amore di Dio, che è quello dell'amore nostro per i nostri figli. E allora, quante volte abbiamo desiderato fare per i nostri figli tutto quello che si può fare? Perché diciamo sempre, io ho fatto tutto quello che ho potuto, si dice di solito a un figlio. Ho fatto tutto quello che ho potuto. Molte volte non abbiamo dei figli riscontro, ma questo è l'amore vero. Non dobbiamo amare per essere amati, dobbiamo amare per amare. Quante madri hanno avuto dei figli poco amore o solamente dei problemi al ritorno, ma hanno continuato ad amare, ad amare, ad amare, ad amare. Quanti padri hanno continuato ad amare, ad amare, ad amare, perché un figlio si ama e Gesù ama noi. E dice il versetto 20 di Giovanni 3, smisuratamente al di là di quanto i figli ci chiedono o pensano. Noi tutti vogliamo fare smisuratamente al di là di quanto i figli ci chiedono o pensano. Ed è quello che Dio fa per noi, smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Allora, quando noi capiamo questo, lo comprendiamo e crediamo a questo. Perché vedete, la parola non è una bella favola. La parola è la verità. La parola è la verità. Quando noi capiamo questo, che il Signore vuole fare smisuratamente al di là di quanto possiamo pensare o immaginare per noi, non ci resta altro che dargli gloria nella nostra vita, nella famiglia, nella Chiesa, in Cristo Gesù.
Dobbiamo dare gloria al Signore per ogni cosa. E la gloria al Signore è stata data e verrà data per tutte le generazioni che verranno, per questo amore infinito, per questo amore infinito che solo Gesù ha per noi. Un amore vero, costante, continuo, ogni momento. E io posso andare ad attingere a questo amore quando ne ho bisogno. Quando nessuno mi ama, quando nessuno mi vuole bene, quando non nessuno che mi ami, io posso andare da Gesù e Lui è sempre pronto a darmelo, anche senza merito. Ma al versetto 17 c'è la condizione necessaria perché possiamo capire e comprendere la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza dell'amore di Cristo. C'è la condizione. Dobbiamo essere, e questa è la condizione, dobbiamo essere, e questa è la condizione per capire la lunghezza, la profondità, l'altezza, la larghezza dell'amore di Cristo, dobbiamo essere radicati e fondati nell'amore. Dobbiamo avere anche noi le radici nell'amore. Dobbiamo fondare la nostra vita nell'amore. Le nostre radici devono essere lunghe, ampie, profonde e radicate nell'amore. Perché solo se noi abbiamo delle radici nell'amore potremo avere amore. Perché è dalla radice che nasce tutto. Se noi non abbiamo le radici nell'amore di Cristo, non avremo l'amore. Perché solo le nostre radici nell'amore di Cristo faranno sì che l'amore di Cristo attraverso le radici fluisca e venga da noi. E allora saremo fondati nell'amore. Questa è la condizione. Dobbiamo essere fondati, cioè avere le radici, ma fermarci anche. Essere fermi. Non allontanarci mai da questo amore. Non allontanarci mai da Gesù. Nei momenti belli, nei momenti brutti, nei momenti facili, nei momenti difficili. E stranamente, vedete, fratelli, è più facile rimanere nell'amore del Signore quando le cose non vanno bene. Quando ci sentiamo soli, quando ci sentiamo feriti, quando ci sentiamo abbandonati, è più facile andare verso l'amore di Gesù, perché non abbiamo niente altro. È quando le cose vanno bene che ci dimentichiamo molte volte dall'amore di Cristo e non innaffiamo le nostre radici che dobbiamo avere in Cristo Gesù, con la parola, con lo Spirito Santo, con la parola. E non dobbiamo mai allontanarci da questo amore, perché la fonte del vero amore è Gesù. La fonte del vero amore è Gesù. Quando non sappiamo come fare, andiamo da Gesù. Quando non sappiamo dove andare, andiamo da Gesù. Quando ci sentiamo soli, andiamo da Gesù. Quando ci sentiamo infelici, andiamo da Gesù. Quando abbiamo dei problemi, andiamo da Gesù. Quando amiamo, andiamo da Gesù. Quando odiamo, andiamo da Gesù. Perché Gesù cambia tutto. E l'amore di Dio cambierà la nostra vita. Purtroppo, io parlo per me, qualche volta mi allontano dall'amore di Cristo. E quando mi allontano dall'amore di Cristo comincio a sentire che le mie radici hanno vicino una terra che trema, una terra che mi diventa ostica, un terreno che mi diventa arido, un terreno dove io non posso più mangiare, dove non posso più bere. Mi allontano dall'amore di Cristo, mi allontano da Gesù, e immediatamente sento che la mia vita comincia a cambiare, comincia a scemare, comincia a diventare più debole, comincio a perdere forza quando mi allontano da Gesù. Ma quello è il momento di tornare subito a Gesù, dire: Signore, aiutami, prendimi per mano, riportami a te. Fa che io stia in tua compagnia sempre, che ti ascolti, anche quando le mie orecchie sono chiuse, anche quando non ne ho voglia, anche quando ho altri pensieri,
fa che io ti ascolti, perché le tue parole sono parole piene d'amore. E allora, se noi facciamo così, se anche ci siamo allontanati dall'abbraccio del Signore, se anche ci siamo allontanati dalle braccia del Signore, ritorneremo nel suo abbraccio, ritorneremo fra le sue braccia e ritorneremo un'altra volta a innaffiare le nostre radici, perché il Signore non ci farà mai mancare l'acqua. Il Signore non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore ci ama sempre. Il Signore ci perdona. Il Signore non ci dice: mi hai fatto quella cosa, io non ti perdono, io non ti guardo, io non ti voglio, io non. Il Signore ci dice: tu mi hai fatto quella cosa e io ti riaccolgo immediatamente fra le mie braccia perché ti amo. Questo è quello che ci dice il Signore, è quello che ci rende diversi. Ma se siamo in Cristo Gesù, lo possiamo fare anche noi. Abbiamo bisogno però di sapere quanto noi siamo amati da Gesù per poter riversare poi il nostro amore sugli altri, perché il nostro amore personale è un amore che conviene, un amore di convenienza molte volte. L'ho detto prima, io parlo per me. Il nostro amore è un amore di convenienza. Ti amo perché mi ami, ti amo perché mi fai comodo, ti amo perché fa il mio interesse, ti amo perché mi piace, ti amo perché posso, ti amo perché. Il Signore ci ama senza merito. Noi non possiamo fare niente per Gesù. E Lui ci ama nonostante tutto. E allora dobbiamo comprendere con tutta la nostra fede quanto è grande l'amore di Gesù per noi. Quale amore incredibile Lui ha per noi. E allora, se noi riusciamo a capire quanto amore Gesù ha per noi e come siamo amati, noi siamo amati. Nessuno si senta fuori dall'amore di Gesù. Noi siamo amati. E se allora noi comprendiamo quanto siamo amati, riverseremo questo nostro amore sugli altri. Con amore che non abbiamo avuto, che abbiamo da Gesù, lo riverseremo sugli altri, e gli altri ci potranno dire: come mai sei così amorevole? Come mai hai gioia mentre le cose non vanno come devono andare? Come mai hai pace quando c'è una turbolenza attorno a te? E noi potremo dire: perché le mie radici sono in Cristo. Perché le mie radici sono in Cristo. Perché io ho l'amore di Cristo. Non ti fidare del mio amore. Non ti fidare del mio amore. Non vi fidate del mio amore, fratelli. Vi deluderei subito. Subito sareste delusi. Ma fidiamoci dell'amore di Gesù che è in noi. Perché quello è il vero amore. E allora dobbiamo sapere che siamo amati prima di amare gli altri. Allora possiamo amare anche quando gli altri non ci amano. Perché imitiamo Gesù. Lui ci ama quando non lo meritiamo. E noi amiamo quando gli altri non lo meritano. Perché a nostra volta siamo stati amati senza meritarlo. Ciò che abbiamo ricevuto dobbiamo dare. E allora questo amore che gli altri vedranno è impartito, cioè ci è messo dentro e ci è dato dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci rivela quanto Gesù ci ama, solo attraverso il suo Spirito. Lo Spirito Santo ci rivela Gesù. Lo Spirito Santo ci rivela la potenza di Gesù. Lo Spirito Santo ci rivela l'amore di Gesù. Lo Spirito Santo è colui che ci conduce sempre a comprendere quanto Gesù ci ama. Questo è quello che fa lo Spirito Santo. È vero, se noi vogliamo parlare dell'amore di Dio, i passi della Scrittura sono tanti. I passi della Scrittura sono innumerevoli. La parola amore è menzionata tantissime volte, ma quello che è importante, fratelli, non è il fatto della parola amore, è la verità. L'amore di Gesù è la verità, ci ama sempre, anche quando facciamo degli errori gravi verso la famiglia, verso i fratelli, verso nel lavoro. Lui ci ama sempre, purché noi andiamo là e diciamo: Signore, perdonami, il suo amore immediatamente fluisce su di noi, perché Lui dimentica. Il Signore dimentica, non solo perdona,
ma dimentica. E attraverso ciò che lui dimentica, ama. Perché il Signore dimentica. E ci sono tanti passi della Scrittura che parlano dell'amore di Gesù, ma oggi ci siamo soffermati su questo passo molto bello dove il Signore dice proprio che possiamo essere fortificati. E possiamo essere fortificati con potenza attraverso lo Spirito Santo nel nostro uomo interiore. Noi, vedete, dobbiamo fortificare il nostro uomo interiore. Non possiamo vivere sempre nel nostro uomo esteriore. Perché mentre l'uomo esteriore muore, l'uomo vecchio muore, l'uomo nuovo cresce. Noi dobbiamo dare da mangiare all'uomo nuovo. Se noi continuiamo nella nostra vita di tutti i giorni, come sempre è stato, noi diamo da mangiare all'uomo vecchio. L'uomo vecchio non ha più diritto di vivere. E allora diceva Creola, un fratello di Vittorio, che ora è col Signore, quando sento un fratello che mi dice, non vale niente, fai schifo. La mia risposta è, hai ragione, hai pienamente ragione, tu dici la verità, perché il mio uomo vecchio è così, ma io sono un uomo nuovo. E l'uomo nuovo è perfetto davanti a Cristo. E l'uomo vecchio non si può offendere. Ecco perché non dobbiamo prendere le offese. Non dobbiamo prendere le offese perché offendono un uomo morto. Offendono un cadavere. Non dobbiamo prendere le offese perché colui che ci offende, offende un cadavere. L'uomo nuovo non si può offendere perché l'uomo nuovo è Cristo dentro di noi. E allora noi siamo fortificati anche in questo, attraverso la potenza del suo Spirito Santo. E se noi permettiamo al nostro uomo nuovo, l'uomo interiore, di vivere, nessuna circostanza esterna ci potrà toccare e nessuna circostanza esterna ci potrà sopraffare. Perché vedete, l'amore è anche pazienza. Noi vorremmo vedere la nostra vita subito, immediatamente ciò che vogliamo. Oggi io desidero questo, lo voglio oggi, perché io oggi sono felice solo se ho questo. Il Signore ci dice un'altra cosa. Il Signore ci dice, io ti amo, ma io ti amo veramente. Perciò io so qual è il tuo bene. Quante volte l'hai detto a me? Alla mia impazienza. Io so qual è il tuo bene. Io vedo al di là di quel muro che tu hai davanti. Tu vedi queste pietre, ma non sai cosa c'è di là. Tu vorresti andare di là oggi. Io non ti permetto di andare di là oggi. Perché al di là delle pietre ci sono dei pericoli. E non è la mia volontà. Aspetta un attimo i miei tempi, segui i miei tempi, aspetta e vedrai che il mio amore si manifesterà nella tua vita. Credi che io ti amo e credi che io voglio il tuo bene, voglio il tuo bene. Io so quali sono i tuoi desideri, li conosco ad uno, e se sono secondo la mia volontà, arriveranno. Dice il profeta, è una risposta che tarderà, ma arriverà. E io l'ho sperimentato nella mia vita. Ho chiesto delle risposte. Sono stato impaziente. Non sono mai arrivate. Mai. Ho detto, Signore, tu sai quello che io voglio. È secondo la tua volontà, credo. Affrettati se puoi. Però mi fido di te. A suo tempo sono arrivate, a suo tempo sono arrivate. Vi faccio un esempio personale, di solito non faccio esempi personali, ma mi piace farli qualche volta, quando il Signore me lo dice. Noi abbiamo pregato con Miriam per 16 anni che Camilla desse la vita al Signore. Per 16 anni non abbiamo visto niente. Abbiamo continuato a pregare, a chiedere al Signore di vedere la nostra figlia convertita. E mi ricordo questa frase che arrivò, è una risposta che tarderà, ma arriverà.
La trovò Miriam un giorno dentro il suo al cestino della bicicletta, non so chi gliel'avesse messa, mentre andava fuori. E la facciamo nostra. Dopo 16 anni, il Signore ha fatto sì che Camilla piegasse le ginocchia al Signore, poi seguito suo marito, poi il figlio e tutti quelli che abbiamo visto nella nostra vita. Per cui le risposte arrivano al momento giusto. Non affrettate il Signore. Se c'è qualcuno qui dentro che aspetta delle risposte nella vita, che non vede sbocco nella sua vita, dice io non ho più, non ho futuro. Io alcune volte l'ho detto anch'io quando ero ragazzo. Non ero convertito. Ma il Signore nella sua misericordia mi ha fatto poi ricordare che comunque un giorno, tanti anni prima, che ero un bambino, avevo chiesto al Signore in una chiesa, durante la Via Crucis, di venirmi a toccare. Mi ricordo che lo feci che avevo 6 anni. Il Signore mi ha sempre seguito da allora, anche se ancora non ero cosciente. Bene, se tu, fratello o sorella, stai aspettando una risposta nella tua vita perché la tua vita non ti soddisfa, sei scontento, scontenta della tua vita, il Signore dice questo: il mio amore per te è talmente grande, la mia attenzione per te è talmente grande, ti amo talmente tanto che se avrai pazienza vedrai la mia gloria e la mia gloria sarà maggiore di quella che tu vuoi. L'amore è paziente e il Signore ci invita ad avere pazienza perché vedremo la gloria di Dio. Perché l'amore del Signore è talmente grande per noi che non ci lascia mai da soli, anche quando non vediamo degli sbocchi nella nostra vita. Io mi ricordo, non arrivava mai il lavoro. Ne facevo di tutti i colori. Abitavo a Sesto allora e lavoravo negli alberghi. Ho lavorato in alcuni dei migliori alberghi d'Italia, ma purtroppo erano stagionali. E passavo più che altro gli inverni sulla neve e volevo andare a lavorare. Conoscevo il lavoro. Scrivevo, non arrivava mai niente. Ma anche lì il Signore mi ha aiutato. Dopo un anno me ne sono arrivati 3 e ho potuto scegliere. Da allora è cominciato quello che è cominciato con l'aiuto del Signore. Per cui aspettiamo le risposte. Il Signore non lascia mai da soli i suoi figli, non li abbandona mai, perché Gesù è amore, Gesù ci ama e a suo tempo le risposte arriveranno e saranno meravigliose e diremo: Signore, ti chiedo perdono per non essermi fidato, fidata di te. Ti chiedo perdono per averti voluto fare fretta, ma io so che mentre io avevo fretta tu stavi preparando il meglio. Molte volte, cari fratelli, perdiamo qualche cosa. Mi ricordo un fratello ghanese, ve lo ricordate quel fratello ghanese, Moses Amponsa, venne da noi e disse una frase che ho scritto sulla mia Bibbia. Alcune volte il Signore ci toglie il buono per darci il meglio. Molte volte noi perdiamo qualche cosa nella vita, perdiamo degli affetti, perdiamo cose che ci interessano, che ci interessavano o che credevamo che fossero la soluzione della nostra vita. Le perdiamo, ci sentiamo da soli. Ci sentiamo abbandonati. E diciamo: Signore, ma che scopo ho io nella mia vita? Che scopo ho? Dov'è il tuo amore, Signore? Perché sono sempre in questa condizione? Dov'è questo amore di cui parli? Dov'è questo amore, Signore? Molte volte combattiamo col Signore, brontoliamo col Signore. Lui lo sa che siamo uomini, dice: ma brontola finché vuoi. Però se credi a me vedrai che un giorno mi ringrazierai.
e mi dirai: Signore, grazie per avermi fatto aspettare, perché stavi preparando il meglio per me. Stavi preparando il meglio per me. Ecco dov'è l'amore del Signore, fratelli e sorelle. L'amore è costante, continuo, giornaliero, anche quando non lo vedo e anche quando non lo sento. La mamma di Sant'Agostino ha pregato tutta la vita, non ha visto suo figlio convertirsi, è morta, ma suo figlio è diventato uno dei credenti più nominati in tutto il mondo. Se noi guardiamo nella parola, tante persone non hanno visto il compimento, per fede hanno creduto, ma poi è arrivato. Ma noi sappiamo che il Signore invece vuole che noi non solo abbiamo gioia dopo, perché è un errore pensare che il Signore voglia, che noi abbiamo voglia solamente dopo, quando saremo con Lui. Il Signore vuole che abbiamo gioia anche in questa vita. Il Signore vuole che abbiamo pace anche in questa vita. E allora se stiamo aspettando una risposta, non di qualsiasi tipo, l'amore di Cristo ci fortifica e ci dice: non temere, se ti ho tolto il buono, ti sto preparando il meglio. Perché questo è l'amore del Signore. E allora, se noi veramente ci sentiamo amati dal Signore, potremmo ripetere con Paolo: a Lui sia la gloria nei secoli dei secoli, nella Chiesa, in Cristo Gesù. Quante volte, fratelli, l'amore ci è mancato. Io penso che nessuno di noi possa dire di essere sempre stato amato completamente e continuamente dalla mamma, dal papà, che magari erano troppo severi. Magari ci hanno fatto soffrire qualche volta, ma sicuramente per il nostro bene. Dal marito, dalla moglie. Siamo stati delusi dal nostro lavoro, dai fratelli. Ma Gesù ci dice: se tu credi di avere il mio amore dentro, io ti permetterò di amare anche coloro che non ti amano. Abbiamo molte volte fratelli o sorelle nella nostra famiglia che non sono credenti, che ci danno dei problemi, che ci fanno soffrire. Ne ho avuti anch'io. Però noi sappiamo che il Signore, attraverso la preghiera, risolverà lui i problemi a suo modo. Noi dobbiamo solamente pregare e sapere che l'amore di Dio sorpassa ogni intelligenza. Che l'amore di Dio sorpassa ogni intelligenza. Fratelli, veramente, sentiamoci amati, nonostante tutto. Sentiamoci amati. Sentiamo quel Signore che col suo tocco ci dice: non temere, non temere, Romolo, Franco, Luca, Marco, Luigi, Andrea, Emanuele, Antonella. Se dovrai attraversare le grandi acque, io sarò con te. Se il fuoco arriverai, non ti brucerà, perché io sono con te. Io sono con te ogni giorno della tua vita, da quando ti alzi a quando vai a letto, da quando ti svegli a quando ti addormenti. Io sono con te. E il mio amore non ti abbandona. Forse il tuo amore mi abbandona qualche volta. Forse il tuo amore, quando non vedi le cose che vorresti, scema, se ne va. Ma il mio non ti abbandonerà mai, dalla mattina alla sera. E allora, tanti di noi lo fanno, so che è un salmo che tanti di noi amiamo. Quando ci alziamo al mattino, il Signore ci dice: figlio, figlia, alza gli occhi verso i monti, da dove ti verrà l'aiuto. Il nostro aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non s'addormenterà il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, ora e per sempre. Questo è quello che fa l'amore del Signore. E allora, lasciamoci amare, fratelli. Lasciamoci guarire. L'amore del Signore è lì, pronto. Lasciamoci amare. Lasciamoci guarire. Voglio terminare leggendo di nuovo questo passo che sono sicuro se lo rileggerete qualche volta quando siete amareggiati, quando vi sembra che così la vita non abbia scopo, quando vi sembra che gli screti che avete avuto col vostro ragazzo, con la vostra ragazza, con la vostra famiglia, con i vostri figli o con i fratelli siano insuperabili, il Signore vi dice non temere. Queste sono cose per poco tempo, ma il mio amore per sempre, il mio perdono per sempre. Allora voglio leggerla insieme a voi di nuovo questa mattina, perché questa parola ci guarisce, ci fascia e ci rimette l'amore nel cuore gli uni verso gli altri, perché gli uni verso gli altri, non importa gli errori che possiamo avere fatto, fratelli, è l'amore che dobbiamo avere quello di Cristo, perché un giorno il Signore ci chiederà conto, ci dirà: come mai non hai amato come io ho amato te? Perché avevo ragione. Bene, la tua ragione non ti porterà in paradiso. È il mio amore che devi esprimere agli altri. Per questa ragione, io, e qua metto il mio nome, se volete mettere il vostro nome, io, Romolo, piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati, radicati e fondati nell'amore, che le nostre radici siano sempre nell'amore di Cristo, come l'amore di Cristo è sempre in noi, anche senza merito. Possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità, l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza. Noi non possiamo conoscere l'amore di Cristo, non possiamo comprenderlo, possiamo solamente accettarlo e possiamo viverlo. Sorpassa ogni conoscenza affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio, Ora, a colui che può, ed è qui, non è più in croce, ma è qui, colui che può, secondo la potenza che opera in lui, fare smisuratamente, al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni dei secoli dei secoli. Amen. Per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen. Questo è l'amore di Dio.